Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera ai telespettatori di Telemia. Come la scorsa settimana abbiamo tentato di portare un 60 minuti news diverso rispetto alle scorse settimane, cioè raccontare la realtà che ci circonda attraverso un reportage, un piccolo reportage. La scorsa settimana ci siamo occupati della difficile situazione che c'è a Gioia Tauro sulla raccolta dell'immondizia. Abbiamo raccontato alcuni quartieri, la difficoltà con cui quest'ente sta tentando di porre rimedio. Ricordiamo che Gioia Tauro è in una situazione di commissariamento prefettizio, quindi le varie difficoltà. Oggi tentiamo di raccontare una realtà che funziona, perché non sempre le cose vanno male nella nostra area, nella nostra zona, e soprattutto raccontiamo un pezzo di sanità che funziona bene. Perché nell'ex ospedale di Taurianova, questa sede diciamo importante, che è stata importante per lunghi anni, per lunghi decenni, adesso l'ospedale, la struttura come era concepita qualche decennio fa non esiste più, però al suo interno sono state collocate dei reparti che funzionano. Il primo che funziona, anche se ha qualche difficoltà, ma più che altro da un punto di vista logistico e numerico, è il reparto di dialisi. Ma un'altra struttura che funziona bene è il centro di formazione di medicina di urgenza, e cioè vengono formati al suo interno medici, paramedici, infermieri e anche operatori che non hanno diciamo attinenza con la sanità, ma che hanno bisogno di avere una formazione, come possono essere la Croce Rossa o altre associazioni, per la medicina di prima urgenza, di pronto soccorso. Ecco, e a Taurianova esiste questo centro di formazione che è organizzato e coordinato dall'ASP di Reggio Calabria. Si è arrivati al settimo corso, già al settimo corso di formazione, ed è diretto dal direttore dottor Forte e dal responsabile dottor Calogero, che in questo reportage che andrete a vedere. Le immagini sono state fatte, eseguite da Luigi Longo, raccontano un po' una giornata di formazione di questi medici. La caratteristica è che a Taurianova arrivano medici, infermieri, paramedici da tutto il Mezzogiorno d'Italia. Infatti sentirete gli accenti degli allievi di questi neo-medici siciliani, campani, pugliesi, quindi è un pezzo di sanità che in questo momento sta funzionando e funziona bene, perché ogni anno, ogni diciamo periodicamente si ripete questo corso di formazione e attira allievi da tutto il Mezzogiorno d'Italia. La caratteristica è che, di questo corso è che a chi frequenta
la formazione, e viene poi dato un attestato di idoneità che gli permetterà, ad esempio, di lavorare sulle autoambulanze del 118, oppure nei pronto soccorsi, oppure attinenza ad esempio ad alcune associazioni che fanno del volontariato, che hanno bisogno ad esempio come svolgere le prime operazioni di primo intervento. E la caratteristica di questo centro di formazione è che ci sono dei medici che istruiscono, ma non viene fatta la simulazione di questi potenziali pazienti, non viene fatta direttamente sulle persone, ma su dei manichini con delle strumentazioni precise, quindi è una simulazione che conduce anche, ad esempio, alcune volte gli allievi a sbagliare, ma sbagliando riescono a capire come funziona, ad esempio, in un incidente, quando l'incidentato ha delle possibilità, non ha la possibilità di respirare, allora si interviene con determinate tecniche, oppure quando in un incendio ci sono delle persone che rimangono intossicate, e quindi bisogna intervenire in un certo modo per portare soccorso. Cioè, c'è un ampio ventaglio di intervento, e le simulazioni vanno a toccare queste varie problematiche che si possono venire a creare in determinate situazioni, incidenti stradali, quindi incendi, allo stesso tempo anche un pronto soccorso che può essere ordinario, come un paziente infartuato, o addirittura anche stanno sviluppando, anzi sta andando avanti anche con la collaborazione di altre strutture ospedaliere, come quella di Polissene, anche come quella di Reggio Calabria, lo vedrete nella spiegazione del dottor Calogero, anche nel pronto intervento immediato ad una partoriente, cioè una persona che in grave difficoltà, quando viene soccorsa, prima di arrivare in ospedale si fanno le prime cure prima che vada nella sala parto, ma addirittura si interviene anche per eventualmente far partorire in modo urgente ma soprattutto un intervento che possa condurre al parto, che ne so, in autoambulanza, oppure anche nella casa della persona che si va a soccorrere. Quindi i medici e gli infermieri vengono istruiti in queste varie tipologie di interventi, che possono essere di un livello superiore da un punto di vista di medico e di urgenza, come a livelli meno importanti. Vabbè, nel pronto soccorso vengono utilizzati i vari codici bianco, verde, rosso. Penso che nella tipologia di istruzione che vengono fatte in questo centro di formazione vengono utilizzati anche questi criteri. Quindi ampio ventaglio e soprattutto grande efficienza di chi istruisce e di chi dà le nozioni primarie di medicina d'urgenza. Questo è un pezzo di sanità che funziona, e soprattutto che è venuta a crearsi, che è venuto a sovrapporsi ad una struttura che già era presente, ma che nel tempo i vari piani sanitari hanno smantellato, hanno ridefinito le strutture sanitarie nel territorio, ha ricollocato in un ospedale una potenzialità che funziona bene e che dà la possibilità soprattutto di far vedere l'efficienza di una sanità che funziona bene. A volte spesse volte ci soffermiamo nel raccontare vicende negative di una sanità che fa acqua da tutte le parti, come un colabrodo della nostra area. Questa volta
vogliamo spezzare una lancia a favore di qualcosa che funziona e funziona bene. Speriamo che questa struttura nel tempo venga potenziata e faccia sì che possa portare avanti l'istruzione per molti più allievi, per molti più medici, che poi allievi sono tutta gente che sono dei medici operanti che hanno bisogno di un attestato, che hanno bisogno di poter avere qualcosa in più nel loro curriculum e quindi si rivolgono a fare questi corsi di medicina di urgenza. Il filmato dura intorno ai 25 minuti, io ringrazio della possibilità che ci viene data da Telemia per far conoscere questa realtà. E quindi vi auguro buona visione e poi la prossima settimana tenteremo di raccontare anche qualche altra cosa, non sappiamo se positivo o negativo. Buona visione e buona serata. Un centro di eccellenza importante questo, diciamo che è il primo che c'è in Calabria, ma soprattutto come dire avete ripreso una struttura che era quasi morta, chiamiamolo così. In questo momento con questo lavoro la situazione è migliorata e naturalmente Taurio Nova è diventato un po' centrale rispetto a come era prima. Ci spieghi le iniziative, le finalità e quali sono gli obiettivi? Beh, intanto diciamo, questa struttura, come diceva lei prima, è stata ripresa perché avevamo già negli anni passati, dal 2000 in poi, era questa la sede del 118 dell'ASP di 10 di Palmi e nel 2007 il direttore generale Pro Tempore ci ha formalmente con un atto deliberativo autorizzato ad attivare un centro di formazione e simulazione e quindi quando siamo stati come dire, incorporati nell'azienda sanitaria provinciale questa struttura quindi è passata proprio nella gestione della nuova azienda sanitaria che ha sposato in pieno questi nostri progetti e dobbiamo ringraziare appunto tutti i direttori e il dottore Brancati e il capo dipartimento di emergenza e urgenza che ci hanno sostenuti in queste iniziative di formazione. Allora, essere dotati di un centro di formazione è tantissimo. Noi, come dicevo prima, abbiamo iniziato già da oltre 10 anni questa attività e ci sono anche altre iniziative che io sappia di questo tipo anche a Cosenza e forse anche in qualche altra ASP, però per noi questo è un punto di forza della formazione in generale. Perché? Perché grazie a questa metodologia della formazione, cioè è una metodologia didattica con la partecipazione attiva, come lei ha visto, dei discenti, in questo caso sono tutti medici che acquisiscono l'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, ma vengono anche infermieri, anche laici, cioè non sanitari. Perché? Perché si punta molto sul saper fare. Qui i giovani medici, molti sono
giovani laureati, ma alcuni sono specializzanti o già specializzati e vengono qui non solo per acquisire il titolo specifico per l'emergenza, ma anche per apprendere in maniera pratica delle tecniche fatte anche in gruppi che permettono di gestire quei casi critici, di pazienti critici, dove c'è bisogno di gestire i parametri vitali, le vie aeree, trattare un infarto, un arresto cardiaco, un politrauma, e quindi poter dare gli strumenti operativi didattici sul fronte del saper fare, perché nell'emergenza soprattutto occorre più che sapere, il sapere è necessario, ma è necessario saper fare, saper intervenire, salvare vite umane. Quindi il sistema 118 d'altronde è nato proprio con questo scopo: accorciare i tempi di intervento nel territorio e nella prima ora soprattutto evitare quei danni, soprattutto alla morbilità e quindi anche alla mortalità, e consentire alla nostra cittadinanza e ai nostri cittadini di avere dei servizi più efficaci e sicuri. Questo è lo scopo finale. E quindi le attività sono programmate annualmente, e questo è un corso particolare che, come dicevamo prima, è rivolto a giovani medici che provengono dalla Calabria, ma tantissimi vengono dalla Sicilia, da altre regioni come la Campania, la Sardegna, qualvolta l'Emilia Romagna, la Toscana, e quindi abbiamo quindi la possibilità qui di ospitare tantissimi medici, i quali colgono l'occasione, proprio sfruttano questa occasione per poter apprendere delle tecniche che sono fondamentali e necessarie, come si diceva, per operare nel sistema di emergenza-urgenza. Siamo nella stanza dell'emergenza. Sì. Emergenza. Cioè, ci spieghi qual è la finalità anche in questa? Ecco, questo scenario ci permette di simulare delle situazioni in cui ci sia una maxi emergenza, come un incendio, un incidente chimico, un NBCR, cioè un'emergenza di tipo chimico, radiologico e quindi biologico. Il personale, come avete visto, gli allievi saranno come dire, preparati, indosseranno delle tute specifiche di protezione con delle maschere, quindi dovranno accedere in questo scenario al buio e si crea una situazione anche di difficoltà, anche per abituarli a scenari dove l'ambiente, le situazioni rendono difficile l'accesso ai pazienti e quindi il primo soccorso. Quindi ci saranno ulteriori, diciamo, ci sarà il fumo, no? Dei rumori, ci saranno anche dei tronchi che sono messi proprio nel percorso, e in modo tale anche da far percepire agli stessi allievi cosa vuol dire operare in un sistema di emergenza. Trovarsi in situazioni anche difficili, sapersi districare e saper raggiungere nel più breve tempo possibile i pazienti. In questo caso sono pazienti che sicuramente avranno dei politraumi, e quindi saper gestire le vie aeree, le funzioni vitali in generale, saper immobilizzare e trasferire subito il paziente in un ospedale più adeguato per quel tipo di emergenza. Quindi questa è una sala che è stata destinata solo alla simulazione delle maxi emergenze. Siamo nel centro di eccellenza di simulazione dell'ASP 10 di Reggio Calabria, naturalmente a Taurianova, che è diretto appunto dal dottor Gianni Calogero. In questo momento vediamo una ragazza che è intenta proprio a fare una simulazione vera e propria. In che cosa consiste? Inserendo una maschera laringea che serve per mantenere, per garantire la parvietà delle vie aeree. E quindi questo è un manichino che simula proprio un umano. E in questo momento sto inserendo un sondino che andrà direttamente in esofago e stomaco per aspirare eventuali secrezioni.
gastriche. La maschera permette inoltre di ventilare un paziente incosciente. Sì, stiamo vedendo i polmoni. È inserita correttamente. Diciamo che è una prova pratica poi delle cose che dovete fare in futuro. Eh sì, sì, proprio questo corso serve per acquisire l'idoneità all'esercizio proprio dell'emergenza sanitaria territoriale. Quindi noi andremo a lavorare come medici del 118 e quindi è molto utile fare comunque più prove possibili sui manichini piuttosto che andarle a provare direttamente sulle persone. Che possono riguardare ambienti diversi, come può essere un soccorso extraospedaliero, un soccorso fatto durante il trasporto in ambulanza o in pronto soccorso, oppure in un reparto ospedaliero. Quindi sono simulatori che interagiscono con l'equipe medica e infermieristica. In questo caso, ecco, il cuore della simulazione, il vantaggio della simulazione è che, essendo dei simulatori, quindi non stiamo trattando delle persone, quindi anche un eventuale errore non produce nessun effetto negativo, anzi un eventuale errore nelle procedure, nelle tecniche, è un fatto positivo perché gli allievi apprendono attraverso gli errori le tecniche corrette. Fammi vedere, cuffia che io sto tenendo, dai. Va bene, ok, scusa, abbiamo finito con voi. Ecco, adesso state lavorando e naturalmente ci spiegate cosa state facendo. Stiamo simulando la protezione delle vie aeree in un paziente che è rimasto incastrato in un autoveicolo in attesa dei vigili del fuoco che provvederanno alla a divaricare praticamente il montante dell'auto e praticamente estricare l'individuo. Noi assicuriamo così la perfetta delle vie aeree, una buona ventilazione, intubandolo direttamente in auto, in attesa appunto della estricazione definitiva. Maschera alla laringe per ventilare un paziente che non è ventilabile in maschera pallone. Ora sta inserendo un cateterino che va direttamente nello stomaco per l'aspirazione gastrica. Togli. A metà strada tra una laringoscopia e l'intubazione tracheale, quindi dovete andare sempre alla ricerca dell'epiglottide, entrare nel recesso dell'epiglottide, fare esercitare una leggerissima forza, alzare l'epiglottide e poter introdurre il tubo. Poi sono stati questi strumenti, diciamo col passare del tempo, sono stati modificati.
Dottore Calogero, qui siamo nella sala parto virtuale, sì. Naturalmente tra poco anche i medici si muoveranno su questa paziente, su questo manichino. Come abbiamo visto è una struttura di eccellenza, naturalmente gli facciamo i complimenti perché nessuno di noi ne era a conoscenza di questa situazione. Quanti sono i medici in questo momento, i ragazzi che sono qui in corso di formazione? Beh, il gruppo di oggi è circa 30 allievi, 30 medici, ma stiamo formando un primo gruppo di 60 medici, ne seguirà un altro di 200, quindi da giugno in poi. Questo scenario, come diceva lei, rappresenta proprio una sala parto dove, per quanto riguarda i nostri medici, c'è l'addestramento alla gestione del parto fisiologico e otologico cosiddetto, perché può accadere che ci sia un parto in ambulanza o a domicilio addirittura. Allora i medici che operano il sistema devono, come dire, gestire le prime fasi del parto, e quindi con l'aiuto anche del personale del Dipartimento Materno-Infantile e del reparto di ostetricia e ginecologia di Polistena, diretta attualmente dal dottor Infantino, sosteniamo questa iniziativa, ed è questa iniziativa rivolta non solo ai medici corsisti, ma anche, sarà anche ai medici del sistema che già lavorano nel 118 e nel pronto soccorso. E quello che volevo ribadire è questo: questi sono strumenti che sono potenzialmente, come dire, utilizzabili per altre importanti iniziative di livello superiore. E nel piano formativo aziendale che stiamo predisponendo è previsto un corso di formazione specifico che riguarda la stabilizzazione del neonato, e del neonato anche prematuro, in accordo anche con gli ospedali riuniti, perché stiamo attivando il percorso del neonato, quindi il trasporto del neonato e del prematuro in particolare, quindi faremo un corso rivolto soprattutto ai nostri ospedali cosiddetti SPOC, reparto di ostetricia, ginecologia, pediatria, perché si farà un corso anche qui con simulazione per la stabilizzazione del neonato in attesa dell'arrivo dello specialista neonatologo dell'ospedale Riuniti, azienda ospedaliera, che dovrà venire ad assistere il neonato e trasferirlo presso il reparto di Reggio. Quindi questa attività formativa è funzionale proprio a questo percorso che riguarda il trasporto del neonato dall'ospedale periferico SPOC al centrale HUB. What you are, what I am, is what I am, you, what you are, oh, what?
Dottore Coggio, abbiamo visto una struttura d'eccellenza, una struttura di simulazione, sì. E naturalmente l'obiettivo è formare medici che poi riescono seriamente a capire con un paziente vero come intervenire e tentare di salvare la vita, perché nascondiamoci che il lavoro del 118 è quello preliminare prima di essere portato in ospedale. Io intanto è giusto anche ringraziare il dottore Brancati e il dottore Forte che hanno creduto insieme a lei a questa iniziativa e che naturalmente rilancia Taurianova come punto di eccellenza in Calabria. Sì, infatti ci vuole il sostegno dell'azienda, anche perché come avete visto sono anche delle attrezzature delicate, quindi che vanno periodicamente rinnovate, quindi anche ultimamente grazie all'aiuto del commissario straordinario del dottore Forte, insomma, abbiamo dato, come dire, rilanciato in maniera più forte questa iniziativa. Dobbiamo anche, io devo ringraziare anche tutti i colleghi, avete visto c'è il dottore Butortighi ora assente, la dottoressa Maria Megali, il dottore Mazzuca, il dottore Caglioti, altri colleghi, il dottore Borgia, Belvedere, Bisceglie, Galluzzo, cioè c'è un gruppo che collabora in maniera attiva e quindi il punto di forza è anche questo. Abbiamo un gruppo di medici e infermieri che sono molto motivati, amano fare questa attività di formazione, che è attività di servizio, come diceva anche lei prima, perché quello che è importante è guardare al futuro e guardare molto alla formazione del personale, perché anche la sicurezza dello stesso paziente è importante, quindi se si vuole migliorare la qualità del servizio, raggiungere un livello di eccellenza, bisogna puntare moltissimo a questa tipologia di formazione. E, ripeto, la formazione che noi gestiamo va anche oltre, ci sono anche progetti formativi in tutta la provincia, a Reggio Calabria e a Locri, e questo anche grazie alla collaborazione di altri colleghi che stanno presentando diversi progetti di formazione, e questo è un aspetto molto positivo. E ultimamente è stato approvato dall'azienda un atto aziendale che è al vaglio della regione, è un passo avanti. Il commissario straordinario Brancati, a proposito, oggi mi diceva proprio di, come dire, sensibilizzare i vari operatori e dirigenti su questo assetto organizzativo, in modo da, come dire, adeguare la formazione a questo nuovo progetto di organizzazione aziendale. Quindi noi adesso in questi giorni lavoreremo per cominciare a costruire una formazione che sia di supporto all'organizzazione di questa azienda, che ha molto bisogno di essere rilanciata. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.
Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.